Sono venuto a dirvi come comincerà e farò vedere a tutta questa gente un mondo senza frontiere e confini. Un mondo in cui tutto è possibile. Rocco, sostengo, tutto contrario, tutto contrario. Questo è Siano. Oh, questo è Siano, guarda i puntini rossi che ci stanno, guarda la cappella, vedi? Questa è la via di fuga, la nuova strada che hanno fatto è proprio vicino al centro abitato, ma più al centro dell'abitato c'è la via che si chiama Sopra Case, è sempre piena. Queste sono solo alcune di 600 fotografie. È questo che devi venire a fare il giorno 23, cioffi. Voglio di parlare di questa roba, poi ci stanno, come vedi. Che ne abbiamo parlato tante volte. Lo so. Quindi, insomma, ma te ti sembra... Da quello che si vede qua. Sì, sì. Da quello che si vede qua, si vede il fatto che noi dobbiamo rieducare le persone, perché qua c'è un problema di rieducare anche le persone, perché se poi le persone continuano a fare questo, noi non usciremo mai. Però se le persone fanno dei problemi, magari poi gente non ti si apre, e succede questo, il comune che fa? Interviene? Fa qualcosa? No. Ce lo chiediamo? Non fa niente. Allora il comune dovrebbe non solo non fa niente, onorevole Cioffi, ci fa l'intervista perché si chiama onorevole, però lo sappiamo che sei un cittadino. Per l'intervista solo per questa volta. Onorevole Cioffi, purtroppo è stata fatta una richiesta al comune di Siano di intervento nel 2011 e nel 2012. Ci hanno promesso di fare prevenzione. L'associazione Impatto Ecosostenibile era pronta a collaborare con il suo sindaco per fare prevenzione e poi alla fine è finita una bolla di sapone. Quindi non hanno fatto niente? No. Ma non c'è un controllo del territorio, i vigili urbani che vanno a vedere questo? Solo l'associazione. Nemmeno quello, ma è una polizia provinciale, perché a Siano abbiamo un solo il comandante e poi sono tutti ausiliari, quattro. Però la situazione è grave, qua bisognerebbe cercare di andare posto a posto. Ti invito, onorevole, la invito a guardare questo punto, lo vede questo punto? C'è anche un punto nero. Ecco, lì ci sta di tutto ed è una discarica a cielo aperto dietro un muro di contenimento fatto subito dopo le frane. Niente, è dal 2010 che facciamo queste denunce. E se faccio vedere... Ma pensa un cittadino che si trova in una situazione del genere, un cittadino normale, trova una situazione così degradante, è legittimamente un po' arrabbiato. Sì. Si può arrabbiare questo cittadino che vede questa situazione. Allora se il cittadino si arrabbia, poi che succede? La politica e quindi i rappresentanti del popolo, ammesso che lo sia, intervengono? Perché non intervengono? Perché non iniziano a fare qualcosa? Perché non iniziano a dire ragazzi abbiamo una situazione drammatica, come facciamo a cambiare qualcosa? Okay. Allora ci vediamo sabato 23 in piazza Municipio a Siano, parleremo di questo, parleremo anche di altro, parleremo dei problemi delle persone, perché prima di tutto noi dobbiamo parlare dei problemi delle persone, anzi noi prima li dobbiamo ascoltare, li dobbiamo elaborare, dobbiamo trovare le soluzioni, noi lo stiamo facendo, voi che fate? Manielka, riprendi un attimo Cioffi, ok, sei fuori come un cavallo. Amici, allegria! Siano deve ritornare ad essere quell'isola verde che era, deve migliorare, non deve avere più un briciolo di amianto, ma come in tutto il paese, l'amianto è vietato, lo fatto bisogna nel modo giusto per far sì che questo sia soltanto un brutto ricordo. E rispetto all'amianto, questo è un problema di cui l'amministrazione se ne deve fare carico. Ci sono state associazioni che vi hanno interpellato, avete preso poco a cuore la questione, invece il sindaco è il primo responsabile della salute dei cittadini in ogni comune. Lui è responsabile e lui deve tutelare la salute pubblica, mi raccomando. Ciao amore, saluti, auguri, andiamo! Che bella deve essere servita a tavola da te. 5, io voglio una solo sugo. Margherita, Lariara e... Margherita, Margherita e Bianca Accolto.
Marinara. Marinara, Marinara. Margherita. Marinara. Tre Marinara, Margherita. Tre Marinara, poi. Birra. Birra. Allora, una birra, una coppa. Due birre, una coppa. Birra. Tre birre, una coppa. Quattro birre, una coppa. Patatine no, Cioffi. Oh, però è veloce, perché fa sempre una venire. È un grande. Questa è la politica che serve. Questa è la politica che serve. Vai! Napoli, scusa. No, è che fanno confusione, fanno un controllo, ci mettono l'acciughe, capito? Non è un senza acciughe. Grazie! Ci portano una fora così però! Signori, questa è la pizza ordinata da Andrea Cioffi e portata a tavolo da Roberto Fico! Forza maestro, tutti insieme, brasiliani, italiani, auguri!